Trovati con queste splendide immagini della sigla dell'Agenda del Santuario all'appuntamento settimanale con gli eventi che ci sono stati e che ci saranno nel Santuario. Santa Maria delle Grazie, qui a San Giovanni Rotondo. Oggi, giovedì 29 febbraio, come dicevamo, giunge al termine. Il mese è più corto dell'anno che eh, quest'anno però ha un giorno in più <ride> e come sapete tutti è, eh, è stato un uh, mese, il mese è quello di febbraio, quello che ci ha introdotto alla quaresima, tempo forte per eccellenza per la nostra chiesa con il mercoledì delle ceneri caduto tra l'altro in coincidenza della festività di San Valentino e poi le domeniche di Quaresima e le catechesi al popolo che eh, le precedono come ogni sabato la regia ci sta facendo vedere in grafica eh, il ricco programma di eh, eventi eh, religiosi che caratterizzano appunto questa prima parte della Quaresima inevitabilmente con il mese di marzo nel quale entriamo Domani vediamo uh, l'orizzonte anche uh, pasquale che quest'anno celebreremo proprio alla fine del mese di marzo. Ma andiamo, andiamo con ordine. Eh, sono tante le cose che sono successe in questi giorni. Purtroppo uh, il nostro santuario, la nostra fraternità ha anche avuto notizie tristi e uh, con... Uh, Cordoglio si è eh, dovuta far carico anche Padre Pio TV di condividere con i suoi telespettatori la notizia di due dipartite eh, importanti eh, che sono eh, quasi coincise nel giorno di lunedì 26 febbraio, quando è venuta a mancare prima Suor Cherubina delle Suore Apostole del Sacro Cuore fondate dalla Beata Maria Gargani, eh, suor Cherubina che è qui con il suo ordine eh, religioso a San Giovanni Rotondo, dove prestano servizio proprio nella casa di riabilitazione, l'istituto riabilitativo, gli angeli di Padre Pio, che state vedendo in queste foto, eh, che ci eh, illustrano tra l'altro che aveva compiuto da poco i 90 anni eh, che aveva appunto festeggiato con le sue... Con sorelle, noi abbiamo anche una breve intervista che fu registrata ormai diversi anni fa proprio dai colleghi di Padre Pio TV, alla stessa suor Cherubina. Che è una suora che ha vissuto profondamente il eh, suo percorso religioso con grande convinzione, e appunto dando anche indirettamente, anche silenziosamente, una grande testimonianza perché ha sopportato, ha portato addosso i segni della sofferenza per tanti anni. Nello stralcio dell'intervista che ascolteremo appunto, lei stessa ci racconta come i medici la davano già per spacciata eh, diversi anni fa. Invece con la grazia di Dio e il supporto di Padre Pio, ha continuato fino al 26 di febbraio del 2024 a incoraggiare le sue consorelle, ma non solo ad essere di conforto, ai tanti che si recavano da lei o comunque entravano in contatto con lei per una parola di conforto, un consiglio, una guida spirituale. Quindi prego la regia di condividere questo stralcio di intervista. Io sono venuto qui col pensiero che Padre Pio voleva che io morisse vicino a lui, perché il dottore mi aveva dato dieci giorni di vita. Non mi volevano dare nemmeno più i calmanti quando la superiore supplicava il dottore. Sappiamo che Sor Cherubina deve morire, però almeno non la fate morire così, dateci calmante più forte. E il dottore, questo io l'ho sentito con le mie orecchie perché il dottore mi aveva licenziato tutte quante. Quindi io stavo nella mia cameretta in mezzo alla porta. Il dottore disse: Ma che calmante e calmante! Non vi rendete conto che Sor Cherubina sta all'ultimo stadio e che fra dieci giorni questo darà puzzo da tutte le parti. Quindi io dentro di me, io ero immobile completamente nel letto, ho detto questo lo dici tu, forse hai anche ragione, ma c'è ancora il dottore dei dottori, che era il nostro Signore. E il nostro Signore, come detto, ha dato tanti altri anni eh, di, di, di grazia, Sor Cherubina, e di grazia a noi che abbiamo potuto... Godere della sua testimonianza, come dicevamo. Dicevamo pure che nelle stesse ore in cui Sor Cherubina ci lasciava, un altro pilastro della nostra fraternità seguiva le sue orme: Fra Leonardo Trigiani, cappellano dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, già missionario per appunto, i nostri frati minori Cappuccini, come ci racconta. Lui stesso, nel breve estratto che sentiremo tra poco, anche fra Leonardo era alla soglia dei 90 anni. Eh, che purtroppo, a differenza di Suor Cherubina, non ha compiuto, resta però il suo, eh, la sua preziosa testimonianza di vita, svolta sia in terra di missione che come cappellano nell'ospedale. Ascoltiamo dalla sua viva voce la sua esperienza. Io sono padre Leonardo Trigiani, nato. A Ischitella, Foggia, il 28 dicembre 1935. Da 33 anni sono cappellano in Casa Solievo della Sofferenza. Prima però ero missionario nel Chad. Come è nata la mia vocazione missionaria? A fine anni 60, secolo scorso, Ero di residenza a Campobasso nel convento Sacro Cuore, sede dello studio di teologia. Ero direttore dello studio teologico ed anche economo della casa. Come economo avevo parecchi pensieri perché la comunità era numerosa, eravamo una settantina di frati. Allora i frati c'erano ancora. Oltre agli studenti di teologia, i quattro anni di teologia, c'era tutto il corpo insegnante e alcuni frati anziani per le confessioni e la direzione spirituale ai giovani studenti. Ad un certo punto mi sorge il desiderio di partire missionario, però non sapevo cosa fare continuare a svolgere il lavoro che mi era stato affidato, oppure inoltrare la domanda di partenza per le missioni. Non sapendo cosa fare, ebbi l'idea di rivolgermi a Padre Pio. E a metà settembre 1968 io veni a San Giovanni Rotondo. Incontrai Padre Pio una settimana prima che morisse, tra l'altro. Lui era sulla veranda, seduto sulla poltrona di Vimini, con la corona del rosario tra le mani, come al solito. Gli esposi il problema e lui mi guardò con i suoi grandi occhi imperlati di lacrime e mi disse: Anch'io, quando ero giovane, volevo partire missionario. La salute non me l'ha consentito. Va, io ti accompagno con la preghiera. Molto bella questa testimonianza di, del compianto fra Leonardo Trigiani, i cui funerali si sono celebrati mercoledì 28, il giorno dopo che sono stati celebrati i funerali di suor Cherubina, entrambi presieduti dal nostro ministro provinciale Fra Francesco Di Leo. Nei giorni precedenti, eh, invece, ecco, stiamo vedendo qualche immagine eh, dei funerali questi di. Uh, Suor e la superiora Suor Noelista leggendo dal Lambone. E nei giorni ancora precedenti questi tristi eventi, invece, uh, il nostro santuario è stato onorato della visita del cardinale Ernest Simoni, definito solo qualche settimana fa da Papa Francesco, un martire vivente. Era l'udienza generale del 14 febbraio quando il Papa lo salutava e lo accoglieva in Roma e noi invece lo abbiamo avuto a San Giovanni Rotondo il giovedì 22, venerdì 23 febbraio. Anche lui ha ricordato Padre Pio dall'altare durante l'omelia della messa di venerdì 23. Lo ascoltiamo. Padre Pio, con il piaga di, di Gesù, il domino nel mondo con la grazia divina che aveva da, dato Gesù, un bel esempio che cioè forse non avete sentito. Nel 1958, il cardinale di Budapest, Menzensi era allo Stato. Padre Pio era, era vivo, Santo Padre Pio, dieci anni prima di, che volasse al cielo. E, gli, e lo pregò che si potesse dare la possibilità di celebrare la Santa Messa nella prigione, immediatamente, da Gesù, ogni potente amore infinito. Santo Padre Pio gli venne a, ne, nella prigione, gli portò i, i parlamenti, il calcio, vino, ostia tutto per celebrare la Santa Messa. Perché in Ungheria il comunismo era tutt'altro che da noi che in Albania. E anche quella di, del cardinal Simoni è stata una testimonianza molto toccante, eh, tra l'altro ecco il cardinale come dicevamo, definito un martire vivente da Papa Francesco, quest'anno ha compiuto i 95 anni. E poi, eh, come dicevamo in apertura, in questo tempo di Quaresima, nel nostro santuario... Tanti gli eventi, oltre le celebrazioni eucaristiche, vi ricordo che ogni venerdì alle 20.45 in chiesa c'è il pio esercizio della Via Crucis. E, eh, come anticipavamo, il sabato, invece, ci sono le catechesi al popolo. Dopo aver ospitato sabato 17 febbraio. Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Felice Acrocca, sabato 24 febbraio è stato il turno di Sua Eccellenza Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo, che ha appunto tenuto una un'appassionata uh, catechesi al popolo, di cui la regia dovrebbe ecco, condividerci qualche immagine e un uh, breve, brevissimo stralcio. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnare con il Tuo aiuto, perché ogni attività abbia da Te il suo inizio e trovi in Te il suo compimento. Amen. Io ringrazio i padri che mi hanno invitato a tenere questa catechesi in questo percorso. Quaresimale che ci prepara alla Santa Pasqua. La dizione esatta di questo invito è catechesi al popolo, perché si suppone che chi fa la catechesi consegni. La sono molto belle queste immagini eh, che appunto testimoniano come le catechesi al popolo del sabato sera alle 20.45 nella chiesa Santa Maria delle Grazie sono un bel momento, un importante momento di riflessione per tutti noi, quindi l'appuntamento per questa settimana è per sabato 2 marzo alle 20.45 sempre nella chiesa santuario Santa Maria delle Grazie, questa volta con Sua Eccellenza Fabio Ciollaro, Vescovo di Cerignola. E Ascoli Satriano. Noi ci fermiamo soltanto un attimo, ritorniamo subito dopo la pubblicità. Reccoci insieme all'agenda del santuario, l'appuntamento settimanale con, che, che fa un focus sui momenti peculiari eh, dei giorni precedenti di quelli successivi sulla vita del nostro santuario, con le sue celebrazioni, i momenti eh, di preghiera e eh, quei momenti che in un modo o nell'altro caratterizzano la vita di una comunità come la nostra. Abbiamo aperto con il ricordo di Suor Cherubina e di Fra Leonardo Trigiani che ci hanno lasciato nei eh, giorni precedenti, il 26 febbraio, a poche ore di distanza luna dall'altro, poi abbiamo ricordato come tra il 22 e il 23 di febbraio è stato nostro ospite il cardinal Simoni definito da Papa Francesco un martire vivente, poi vi abbiamo ricordato che ogni venerdì alle 20:45 nella chiesa Santa Maria delle Grazie c'è il Pio esercizio della Via Crucis, mentre il sabato allo stesso orario c'è la catechesi al popolo. Vi ricordiamo inoltre che durante la Quaresima nel nostro santuario ci sono anche i eh, padri predicatori, da domenica 25 febbraio fino a sabato 2 marzo è con noi fra Antonio Pompilio assistente regionale OFS per la regione Campania. Ascoltiamo alcune sue parole in una delle sue omelie di questi giorni. Carissimi fratelli e sorelle, siamo nella seconda tappa del nostro cammino quaresimale. Mi è stato affidato questo incarico di stare con voi per una settimana e quindi meditare sulla parola di Dio, eh, camminare insieme in questo scorcio, diciamo così, di quaresima. Però mi è stato anche detto di sottolineare l'aspetto della Verna, l'aspetto delle stimmate di Francesco d'Assisi perché siamo nell'ottavo centenario della stimmatizzazione di Francesco e dire stimmatizzazione di Francesco non si può non pensare alla stimmatizzazione del nostro carissimo San Pio. Un evento veramente epocale, straordinario, che ha segnato la storia di questi due giganti della fede. Quindi noi ci fermeremo un pezzettino alla volta a capire che cosa viene a noi, qual è il messaggio che viene a noi attraverso questo evento mistico straordinario. E noi siamo felicissimi di avere con noi Antonio Pompilio in questi giorni, fino a sabato 2 marzo, come detto, e per giustamente soffermarci su oh, questo importante anniversario dell'ottocentenario delle stimate di San Francesco, per cui eh, mh, Frantonio Pompilio vi aspetta ogni giorno, per la celebrazione eucaristica delle 18 nella nostra Chiesa Santa Maria delle Grazie. Con l'aiuto della regia vorrei recuperare eh, il quadro con gli altri orari eh, delle Sante Messe, delle celebrazioni delle Sante Messe. Eh, lo state vedendo a tutto schermo, tutti i giorni. Le, nel nostro santuario si celebrano dal lunedì alla domenica le messe mattutine delle 6:30, 7:30, 10:30 e 11:30. 10 11 dove vedete. Quel puntino blu alle 7.30 e alle 11.30 vuol dire che quella messa sarà trasmessa in diretta e che quindi la potrete seguire appunto come fate abitualmente su Padre Pio TV. La messa serale dal lunedì al venerdì è alle 18 e come lo stesso quadro continua a raccontarci, la domenica c'è anche la messa delle 16.00 e 30 e delle 19:30, Quella che va in diretta è però sempre e soltanto quella delle 18. Che cosa succede oggi invece? Oggi giovedì 29 febbraio, come dicevamo, ultimo giorno del mese, un giorno in più in quello che è il mese più corto dell'anno, arriva a San Giovanni Rotondo la uh, statua della Beata Vergine Maria di Lourdes presso la parrocchia di Sant'Onofrio grazie alla regia di Luigi Martino e di Roberto Cocomazzi per, uh, che ci stanno proponendo puntualmente la locandina che ci spiega come ad accogliere la statua. Oggi alle ore 21 ci sarà Sua Eccellenza Monsignor Franco Moscone, Arcivescovo della diocesi Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo, ovviamente affiancato dal parroco Don, uh, Don Leo della parrocchia di Sant'Onofrio per cui L'appuntamento è lì per stasera alle 21, la Madonna però sosterà appunto nella parrocchia di Sant'Onofio fino al primo marzo, per cui chi è a San Giovanni Rotondo può recarsi in visita da lei. In questi giorni invece lo anticipavamo già giovedì scorso, del resto come anticipavamo l'arrivo della Madonna della Beata Vergine Maria di Lourdes, c'è un percorso eh, di eh, non solo di fede ma anche di conoscenza del nostro territorio, quel gargano su cui appunto si trova San Giovanni Rotondo, su quella direttrice della fede che eh, la eh, fa trovare, sulla via micaelica che porta al santuario di Monte Sant'Angelo, una via dove i pellegrini da tanti secoli si recano appunto su questa montagna sacra per un percorso di conversione, per un percorso di fede e eh, un percorso che eh, per restituire maggiore consapevolezza a quanti amano questi, questo territorio e lo abitano eh, tutto l'anno o anche soltanto quando vengono in visita, eh, la, ehm, una compagine eh, di associazioni ha eh, realizzato il percorso di alta formazione itinerari culturali cammini e ciclovie per un turismo slow nel gargano sacro appunto sentiamo il presidente dell'associazione gargano sacro franco salcuni che ci spiega in che cosa consiste questo percorso che ha visto il primo incontro sabato 24 febbraio e che avrà altri due incontri accessibili, liberi, aperti a tutti, sabato prossimo a Monte Sant'Angelo Ange, Sant e sabato l'altro a Vieste. Sentiamo Franco Salcuni che ci spiega che cos'è Gargano Sacro. Che vuole unire diverse località del Gargano, sei comuni in particolare, e, e i luoghi più suggestivi de, di, questi, de, di questi territori. Uh, L'idea è mettere in cammino il turista, il camminatore chiunque fosse interessato al turismo culturale e nello stesso tempo animare il patrimonio che in questi comuni c'è con delle attività che sono poi improntate al turismo esperienziale. Grazie a Franco Salcuni e a tutto il suo team che. Ci aiuta a conoscere meglio questo territorio ricco, variegato, ricco di storia, di tradizioni, di cultura, eh, che è sempre da sempre stato benedetto da Dio, dicevamo, con le prime apparizioni dell'Arcangelo San Michele a Monte Sant'Angelo, poi con l'arrivo di Padre Pio. Bene, noi anche per oggi ci avviamo alla conclusione dell'appuntamento eh, settimanale con l'agenda del santuario, sperando. Nonostante la voce un po' carente di chi vi ha parlato di aver fatto un servizio gradito, il nostro pensiero va ancora una volta a Suor Cherubina e a Fra Leonardo Trigiani che ci hanno lasciato solo qualche giorno fa a loro una sentita preghiera e la richiesta ecco, di continuare ad accompagnarci dall'alto dei cieli. A tutti quanti voi un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV. L'agenda del santuario torna giovedì prossimo, per cui vi aspetto, ci vediamo giovedì.